No, no, tutto sta filando abbastanza liscio. Oggi ovviamente è giornata di preapertura, ufficialmente aprirà domani la mostra con il film di Almodóvar. Obbligatorio per tutti il Green Pass per accedere in sala, Green Pass e mascherina ovviamente, e posti distanziati. Se non si ha il Green Pass per qualsiasi motivo, tampone molecolare entro 48 ore, che è gratuito. Qui c'è una postazione della Croce Rossa che fa il tampone, diciamo, molto velocemente. Sembra tutto un po' più rigido rispetto allo scorso anno, perché anche se effettivamente lo scorso anno la situazione era un po' più drammatica perché non c'era neanche il vaccino. Quindi sembra tutto più rigido. Ecco, vedete adesso il red carpet. Anche quest'anno questo muro a sinistra è il muro che una volta non c'era, e lì i fan degli attori e delle star di tutto il mondo si appoggiavano, chiedevano autografi, facevano fotografie. Adesso c'è un muro, non si può assistere direttamente proprio per evitare l'assembramento alle transenne, e quindi ci sarà il red carpet, ma sarà virtuale, sarà solo per fotografi e stars, e sarà proiettato sui maxi schermi. Ecco, da un punto di vista dell'affluenza, di che numeri parliamo per la visione anche dei cinema? A parte la stampa, è prevista un'affluenza maggiore rispetto all'anno scorso? L'affluenza prevista è molto, molto alta. Quest'anno sono tornati gli americani, la notizia è questa. L'anno scorso non c'erano film americani, non c'erano stars americane, non c'erano ospiti, e quindi quest'anno prevediamo il pienone. Ma È ci organizzata stai dando molto anche bene la. un'altra notizia, tornano i film americani, no? Adesso andiamo sul tema cinematografico in sé. Che festival sarà? Che mostra del cinema sarà? Dobbiamo aspettarci la scintilla per un ritorno in grande del cinema anche nelle sale. Da questo punto di vista, che aria tira lì a Venezia? Sì, ecco, questa è la prima fase di film importanti, quelli che stanno mancando, quelli che sono mancati fino a poco fa in sala. Sono mancati soprattutto i film italiani, fino allo scorso 18 di agosto, quando è uscito questo film per ragazzi, Me contro te, che ha già incassato 3 milioni e 800 mila euro. A ieri, la settimana scorsa, pochi giorni fa, insomma sì, il 26, è uscito il sequel di Come un gatto in tangenziale, che ha già incassato parecchio, e diciamo che siamo tutti in attesa di questi film che verranno presentati qui alla mostra. Film italiani, ci sono parecchi film in concorso, in selezione ufficiale. Cominciamo subito, dopodomani, con Paolo Sorrentino, e È stata la mano di Dio, il film, diciamo, che non parla di sé, parla della storia di Sorrentino, ma è ispirata a Maradona. Poi c'è Qui rido io di Mario Martone. Questi sono i film tra concorso e selezione ufficiale. Freaks Out, il secondo film di Gabriele Mainetti dopo G-Robot, insomma un successo di qualche anno fa. È un film attesissimo, doveva uscire lo scorso anno, ha rimandato, rimandato, fino ad arrivare qui a Venezia con la presentazione in concorso. Speriamo che adesso, con questi film che usciranno qui, dall'America arriva Dune e il nuovo film di Ridley Scott, The Last Duel, che è un film ambientato nel Medioevo francese, molto interessanti. Speriamo che questi film ci diano una scossa, che diano una scossa alla sala, che è quella che è un po' mancata negli ultimi tempi. Sicuramente. Sicuramente tra mascherine e Green Pass già la Potrebbe gente essere non stava, però un adesso ritorno. E allora, grazie sì. Stefano Amadio, ti lasciamo ai tuoi lavori, ovviamente seguirai la mostra da qui in avanti per cinemaitaliano.info. Grazie, buon lavoro. Mi Grazie a dispiace, voi. chiedo scusa anche oggi a Francesco Magnani.